We did enough to win. And, you know, Brindisi's a good team. Obviously, I played against them a few times from my time in Italy. And, you know, they play hard and they got a lot of athletic guards. So it's good to get a win on the road. Brindisi è una buona squadra e ha fatto una buona partita, e però è stato contento di poter aver vinto in un gioco, una partita fuori casa. The food for one. Il mangiare sicuramente gli manca il cibo italiano. But as far as play though, you know, it's a little different, just a little different style, not too much different, just you know, you see different like sets offensively and defensively, but you know, basketball is basketball. Doesn't change that much. You know, I was fortunate enough to play in Rome, which is a great city, and now Berlin is also a great city. So you know, so it's a blessing to be able to play on both in Germany and Italy and Tel Aviv as well last year. Per quanto riguarda invece il basket è basket, quindi più o meno è lo stesso, solamente un po' differente sulla difesa, però è fortunato di aver giocato a Roma e adesso a Berlino, perché sono delle belle città entrambe. Good evening, everybody. I think, you know, today we deserve, you know, more, you know, to win the game. Even though, you know, like we knew that, you know, this is a hard home court, you know, like a big home court advantage, you know, from Brindisi, also seeing the previous game against Venezia here. You know, a good character from my players, you know, like we found a way, you know, to win the game, even though under, you know, certain pressure, you know, like end of the game, we found a way, good shots, you know, like, and we won. Important to say, we knew also before the game that for Brindisi, that's supposed to be one of the last chances, you know, to go to advance to the next round. For us, you know, like, today we have a good, very good chances now, you know, like, to go to the next round, and, you know, I'm happy for this. Detto che, innanzitutto buonasera, e detto che che è stata una partita interessante e che verso la fine hanno trovato buone possibilità per fare dei punti e che comunque Brindisi probabilmente non andrà al secondo giro e che loro sperano di poter farcela per il secondo giro di Eurocup. Questo faccio io ogni partita, per me è rotazione, loro sono abituati a questo. Comunque questa sera è una vittoria importante. Sì, è importante, non è bella vittoria, ma è una vittoria importantissima perché sì. Siete primi nel girone, quindi potete già pensare. Speriamo, stiamo crescendo ogni giorno, ogni partita, per questo sono contento. Abbiamo cambiato tutta la squadra, visto la squadra dell'anno scorso, entrati nella squadre, siamo sempre all'inizio, speriamo che continuiamo stesso comportamento, si dice, eh? Ah, sì, this is the mia filosofia, come si dice. Gran difesa, ogni partita si cercano senza limiti giocare, per questo siamo in questo momento vincere tutte le partite in Germania, primi Eurocoppa, su questa filosofia. Qualche volta avevamo paura, non sperare, non fare i buoni tiri, no? Ma alla fine con Jordan, la tripla con Jordan forse era decisiva, eh? Anche King, è vero. Ma ok, sapevamo che questo è un campo difficile giocare con pressione dalla audience, no? Ma
Bella vittoria e grande vittoria. So. I think we had a tough game tonight. I think everybody came out prepared, and you know, I think Coach did a great job of giving us the right tools and putting us in the right position to win a basketball game. And I think we tried to go out there and execute it the best as possible. You know, Alba's a great team. You got to give respect to them, and I think we came out and fought and, you know, did our best. We just came up short tonight. Partita molto interessante, forte e intensa. E Alba Berlino è una squadra molto forte e si è visto, però comunque loro hanno lottato fino alla fine. It was a great game, and I give all the yeah. I give all credit to my teammates for finding me and putting me in the right position to make shots. But I didn't know it was a record that I broke or, you know, an accomplishment. So I just went out there and tried to play as best as possible to win a basketball game, and I'm just happy and grateful to be a part of that reward. Non sapeva di aver fatto il record, ma ringrazio i suoi compagni per averlo messo nelle giuste posizioni ed è contento di aver raggiunto tale record. Allora, intanto della squadra mi piace molto l'atteggiamento e il carattere. Questa è una cosa che si costruisce, che si cura quotidianamente, e devo dire che la squadra lotta sempre, non molla mai, e questa è una cosa che mi dà soddisfazione. La seconda evidente è che l'Eurocup non fa sconti, non si fanno sconti a questi livelli. Quando ovviamente ci mancano i giocatori di un certo livello si fa più fatica, perché l'assenza di David, ma non perché David in particolare, perché è chiaro che ci manca una rotazione di un certo livello. Tant'è che ho dovuto, quando ho cambiato Scotti con Marzaioli per provare a dargli un po' di riposo, Marzaioli ha fatto fatica come normale che fosse, perché non possiamo pensare che un ragazzo che l'anno scorso, ripeto, faceva la 2 a 6 minuti di media possa inventarsi improvvisamente giocatore per l'Eurocup. Ma non perché è stato difficile il test per lui, e ha dimostrato che ovviamente il salto è stato molto grande, già ha fatto tanto la domenica scorsa. Questo con tutta la stima e l'affetto che ho verso Marzaioli, non mi fraintendete, però è un salto veramente grande. E come si vede, l'Eurocup non fa sconti, senza un certo numero di giocatori diventa più difficile. E abbiamo, credo, subito nell'unico momento in cui abbiamo cercato di dare un po' di riposo a chi doveva riposare. Perché se giochiamo in 5-6 giocatori, forse teniamo botta fino in fondo. Il problema è che ovviamente a questi ritmi, a questi livelli, è chiaro che si fa fatica a reggere un'intensità del genere. Per cui ecco che alla fine c'è un extra lavoro da parte di Banks, un extra lavoro di Scotti che doveva giocare meno, ma per ovvie ragioni dovuto rimanere in campo. C'è un extra lavoro per Duran Scott. E quindi questo ovviamente ci mette poi alla fine in condizione di essere più affaticati e in condizione di essere più stressati. Questo è normale. Quindi direi che la lunghezza della panchina dell'Alba ha avuto il sopravvento. Loro hanno impostato la partita mettendola sulla intensità estrema, come è normale che sia nella pallacanestro di buon livello o di alto livello. E direi che, come dicevo prima, l'Eurocup non fa sconti sicuramente. Però sottolineo la bella prova della squadra comunque, di carattere, si è rimasti aggrappati alla partita sempre, sia a uomo che a zona. Abbiamo sempre cercato di restare aggrappati alla partita. Abbiamo fatto fatica in attacco sicuramente, perché hanno giocato con un'intensità difensiva enorme, perché consapevoli del fatto che possono avere tanti giocatori, tanti falli da spendere. Io ho tre ragazzi che mancano 5 partite e che quindi mancano 5 partite da giocare fino in fondo. Dispiace, perché è chiaro che l'infortunio di Scotti ci ha tolto tanto fin dall'inizio. Questa è la cosa. E stasera si vede, perché alla fine, quando lui è in campo, la squadra comunque ha comunque energia, ha comunque pericolosità. E poi stasera veniva da 3 settimane di inattività, quindi ha fatto ieri mezzo allenamento e oggi ha fatto 30 minuti di partita, quindi poveretto, ha fatto anche troppo. È uscito zoppicando, speriamo che non sia un riacutizzarsi del dolore, speriamo che tutto rientri nel normale affaticamento di una serata intensa. Però stasera sono entrato negli spogliatoi e ho dato domani di riposo, anche domani, perché purtroppo abbiamo acciacchi da curare, abbiamo ragazzi che hanno giocato troppi minuti oggi,
e per affrontare nel migliore dei modi l'insidioso trasferto di peso dobbiamo domani recuperare energie e fare due buoni allenamenti venerdì e sabato. E, però ripeto, grande stima dei ragazzi, ci ha provato fino in fondo, assolutamente nulla da dire, abbiamo dato tutto quello che si poteva dare, una serata in cui abbiamo giocato contro una squadra super attrezzata. Credo che sai, la percentuale di tiro a tre punti va a merito di Berlino, che ha giocato con un'intensità straordinaria, che ci ha tolto veramente tanta fluidità in attacco, quindi questo va a merito loro, non perché abbiamo tirato male noi, devo essere sincero, onesto e riconoscere i meriti degli avversari. Hanno giocato veramente di una partita difensiva fortissima, una partita difensiva di grande intensità, e questo ci ha tolto il ritmo e il tempo per poter costruire tiri buoni, quindi non abbiamo giocato una buona partita offensiva, ma ti dico sinceramente per grande merito di Berlino. Però si è rimasti comunque aggrappati alla partita, trovando comunque i canestri, trovando comunque il modo di fare qualcosa di positivo. Il problema è, ragione tu, non l'avevo neanche notato io, quindi hai visto bene, se guardo il punteggio, purtroppo abbiamo subito nel secondo tempo, quando ho dato un minimo di fiato a chi ho provato di preservare per cercare di arrivare un po' più fresco alla fine. Ho dovuto prendere qualche rischio, purtroppo non c'è niente da fare. Quando si cominciano a ruotare, quando ci sono in campo ragazzi non di questo livello, purtroppo, ma questo ripeto con tutto l'affetto e la stima che ho per i miei ragazzi, però qualcuno fa fatica a un certo livello, è normale, quindi dobbiamo purtroppo riconoscere i meriti degli avversari che hanno più giocatori per questo tipo di partite, per questo tipo di competizioni. Quindi purtroppo la pallacanestro non si può giocare 6-7, ci vogliono 10 giocatori di un certo livello, facciamo più fatica. L'assenza di David è stata sicuramente dannosissima per noi, però quando se ne hanno 9 di una certa esperienza, di una certa levatura, e poi prima Scotti e poi David, non ne vieni fuori, diventa un circolo vizioso. Beh, purtroppo queste cose si pagano, c'è niente da fare, non... il livello è questo e determinati ragazzi fanno fatica, però quello che tu dici è corretto, purtroppo è coinciso nell'unico momento in cui ho cercato di far riposare qualche giocatore, in particolare Scotti Reynolds.